Gesù è il fondamento della tua vita. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Marco 12:1-12. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo e anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questi lo uccisero, poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Amen. Cari amici, oggi abbiamo questa parabola che ci viene detta da parte di Gesù e che era rivolta ai capi dei sacerdoti, agli scribi, ai farisei. È una parabola della venuta del regno dei cieli attraverso la persona di Gesù. Ma non siamo lontani da questa parabola. Anche ai giorni nostri possiamo fare esperienza di quello che Gesù ci ha detto. Perché Lui è già venuto 2000 anni fa. Lui ha mostrato quel segno più bello della sua concretezza, del suo amore, fino a morire sulla croce per ciascuno di noi e soprattutto ha dato anche la possibilità di aderire al suo progetto di amore. Lo abbiamo visto anche ieri in Giovanni 3, quanto Dio Padre abbia amato ciascuno di noi da mandare il proprio Figlio per salvarci, per liberarci. Ma oggi vedete che dipende da me, dipende da noi, dipende dalla nostra accoglienza di ciò che Lui ha fatto. Quanto noi lo vogliamo accogliere, quanto siamo disposti a lasciarlo entrare nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra casa, nei nostri lavori, attività, nella nostra intimità, nelle nostre aree segrete. Quanto vogliamo lasciare entrare Gesù? Perché se lo lasciamo entrare, Lui viene e ci libera e ci salva. Ma se noi ci allontaniamo da Lui, o peggio, lo allontaniamo come hanno fatto questi scribi e farisei, non abbiamo parte al suo regno, ma soprattutto viviamo male, viviamo nelle tenebre. Ma chi accoglie Gesù e lo mette sul trono del proprio cuore, su quella sedia la più importante dentro di noi, al di sopra di tutto, ecco che Gesù diventa il fondamento della nostra vita. Lui stesso dice: «La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo».
quante persone scartano non solo Dio, ma soprattutto Gesù. Perché per noi Gesù è l'unico mediatore con il Padre. Quanti lo hanno scartato? Quanti dicono non ci interessa, è una cosa vecchia, i tempi sono cambiati, sono favole? Non sono favole, carissimi amici. È un'esperienza. È così forte che ha cambiato la mia vita. La mia vita, ormai da tanti anni, è diversa, perché ho incontrato Cristo che ha dato un senso a tutto quello che io faccio, alla mia vita. Ecco che quando noi lo accogliamo diventa il fondamento, e quando tutto ciò che facciamo lo costruiamo sopra questo fondamento, la nostra vita è nella pace e nella gioia. Significa: sono sofferente, ma Dio mi dà la consolazione. Sono nella prova, nella crisi, ma Dio mi porta la sua pace. Ecco cosa significa accogliere Gesù come il fondamento della nostra vita. Colui che viene scartato dal mondo, io invece lo accolgo, credo in Lui e faccio questa preghiera. Grazie Signore Gesù, perché Tu sei il senso della mia vita, sei la gioia della mia vita, sei la forza nella mia tribolazione, nella mia debolezza. Oggi voglio alzare a Te il mio sguardo e darti il mio grazie, dare a Te la mia lode, dare a Te tutto ciò che amo, le persone a cui voglio bene, le mie attività, i miei pensieri, i miei sentimenti, le mie difficoltà. Credo che quando Tu sei al centro della mia vita, sei il mio Re, il mio Signore, la mia pietra d'angolo, tutto il resto fiorirà, perché Tu sei davvero il mio tesoro prezioso, la cosa più importante della mia vita. Anche oggi voglio lasciarti entrare nel mio quotidiano. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lasciamoci toccare dal Vangelo di Gesù e trasformare dal suo amore. Ecco lo slogan di oggi: Gesù è il fondamento della tua vita. Sperimenterai oggi stesso grandi benedizioni perché hai deciso di donarti a Lui. Amen. E io vi ringrazio, carissimi amici, per come ci sostenete. Se volete offrire un caffè per il Vangelo e quindi aiutarci in questi video quotidiani e nella nostra opera di evangelizzazione, portando la parola a tutto il mondo, qui sotto c'è il link in descrizione oppure al termine di questo video e nel nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Stiamo organizzando un weekend come Shout Generation, quindi il nostro gruppo giovani della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio qui a Strona, 6 passi per essere felici. 3 giornate meravigliose vissute nella preghiera con lo Spirito Santo, nella gioia, anche ballando al Signore. Iscrivetevi sul nostro sito 6 passi per essere felici per giovani. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dei Padri nostri. A Te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il Tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei Tu nel Tuo Tempio Santo.
glorioso.